Festa al Centro Sportivo Taekwondo di Massafra per la visita del presidente federale della Federazione Italiana Taekwondo, il dottor Angelo Cito, accompagnato dal presidente del Comitato Regionale Puglia, l'architetto Martino Montanaro. Il dottor Cito era già venuto a Massafra nel lontano aprile 2007 da segretario generale della federazione, in occasione del campionato italiano cadetti di combattimento organizzato con successo dall'attivissimo Centro Sportivo Massafrese. A dare il benvenuto al presidente Cito, il delegato allo sport del comune di Massafra, l'avvocato Cristina Ricci, il maestro Tommaso Petrelli, delegato regionale e commissario tecnico settore forme per la regione Basilicata, i maestri Vito Piepoli e Marika De Leonardis della scuola di Taekwondo Yoki di Mottola, dal maestro Giovanni Scialpi del centro Taekwondo Pulsano Forti e Tenaci, dal maestro Alessandro Petrelli del centro Taekwondo Crispiano e infine dal maestro Nicolepole del centro Taekwondo Grottaglie. Per il maestro Petrelli e tutto lo staff del centro sportivo è stato un vero onore e piacere ricevere la visita del presidente Angelo Cito, una persona che ha dato tantissimo al Taekwondo italiano sia da dirigente ieri sia oggi. Tanto è stato fatto, ha evidenziato il maestro Petrelli dal presidente Cito, fin dal giorno della sua elezione avvenuta il 22 maggio 2016, giorno in cui è partito il futuro del Taekwondo italiano. Allora, questo è un periodo molto complesso per lo sport in generale come per tutto il resto. Il coronavirus ha di fatto bloccato tutta l'attività internazionale. Eravamo in preparazione per i Giochi Olimpici, il fatto di aver sospeso e rimandato i Giochi Olimpici al prossimo anno sicuramente è stato uno shock per tutto il movimento dello sport. Però il Taekwondo è uno sport speciale che si fa nelle palestre, dove l'importante è che i ragazzi pratichino la disciplina, come stiamo vedendo in questa associazione sportiva storica Taekwondo Massafra del maestro Petrelli Tommaso, che è sicuramente un punto di riferimento per la comunità. I ragazzi, l'importante è che loro pratichino la disciplina nell'ambito delle associazioni sportive. Poi arriverà il momento in cui riprenderemo l'attività agonistica, la preparazione per i Giochi Olimpici. La squadra nazionale è in raduno permanente al centro di preparazione olimpica a Roma, dove loro continuano ad allenarsi in attesa della ripresa. Però, come dicevo, l'importante è che lo sport si faccia nelle associazioni sportive, che i ragazzi praticano serenamente, e speriamo che questo periodo passi il più velocemente possibile. Non potrei. Ma dove trovate il tempo per fare questa cosa? L'ha saputo ieri, cioè io glielo ho detto ieri, era l'altro ieri sera che si sarei dovuto venire qui. No, poi io non lo vedo mai da ieri sera. Grazie. Mi ha sorpreso, vedi che non ho sentito neanche. Ah, che bello questo. Grazie. Che sia premonitore. Grazie mille.